Consulenza 19, Enrico Florentino, ho l'onore e il piacere di avere ai miei microfoni Deborah Rosciani. Ciao Deborah. Ciao Enrico e grazie. No, grazie. Sono io che ringrazio te. Senti, facciamo un attimo un bilancio dalla tua visuale, che è quella poi anche di Radio 24, perché tra l'altro la postazione è come tradizione fissa qui, di quello che è un po' il bilancio di questi primi due giorni di consulenza. Allora, io ho visto intanto una grande carica, un grande entusiasmo. Chi fa questo mestiere viene a formarsi, viene ad aggiornarsi, a documentarsi su tutte quelle che sono le novità che riguardano non solo i mercati finanziari, ma soprattutto su tutte le novità che riguardano l'aggiornamento professionale. E quindi vedo gente che ha sempre voglia di imparare per essere al miglior servizio possibile della propria clientela. Questo è un aspetto che ci piace molto, quindi non si vive di rendita rispetto magari ad un parco di clienti che si ha, li si continua a servire sempre nella stessa modalità, ma si cerca di formarsi appunto per avere sempre uno standard nella qualità del servizio eccellente. Questo ci fa piacere. Sono momenti difficili, complicati, sfidanti che la categoria sta attraversando, perché sapete bene, quest'anno con MiFID 2 dovranno produrre una rendicontazione dei costi della consulenza, che sarà anche un grande gesto di responsabilità nei confronti della clientela. Ho però anche capito che in realtà chi fa un buon percorso di accompagnamento dei risparmiatori appunto nel raggiungimento dei loro obiettivi finanziari ha già preparato per tempo le persone rispetto a tutto questo, per cui in realtà è una preoccupazione relativa che riguarda forse più che i singoli individui, i singoli professionisti, le società che non hanno ancora ben capito come fare questo tipo di comunicazione. Quindi in realtà dalla consulenza sta arrivando anche una sollecitazione alle proprie aziende ad attivarsi per aiutarli a sostenere questo impegno quest'anno. Per cui insomma c'è sempre materia di cui discutere, è una categoria che certamente non si annoia, sia perché momenti di mercato non lo consentono, sia perché i bisogni delle famiglie cambiano. E mi è piaciuto molto la nuova sfida che i consulenti si stanno ponendo quest'anno, che è quella di cominciare a insistere un po' di più sui trasferimenti patrimoniali, sulla gestione insomma di tutta la vita della famiglia da una generazione all'altra, andare un po' di più a fare consulenza alla vita delle aziende, soprattutto alle piccole, che non hanno più bisogno solo della consulenza di un commercialista, di un avvocato, ma hanno bisogno di capire un po' meglio come funziona tutta la loro vita finanziaria. E ci sono delle necessità che solo il consulente finanziario può andare a coprire, e mi piace che quest'anno finalmente se ne siano resi conto e mettano a disposizione dei loro associati anche degli strumenti, speriamo, per poter coprire questi bisogni. Recentemente è uscito il tuo libro, che peraltro sta avendo un grandissimo riscontro e che è scritto a quattro mani. Ho scritto a quattro mani peraltro con una professionista del campo della consulenza finanziaria, che è Roberta Rossi Gazziano. Non è una consulente abilitata all'offerta fuori sede come gli ex promotori finanziari che sono i protagonisti di questo evento, è una consulente patrimoniale, appunto una consulente indipendente. Abbiamo fatto un gran lavoro con Matrimoni e Patrimoni per cercare di scandagliare tutti i cambiamenti più importanti con i quali devono confrontarsi i nuclei familiari, con un occhio di particolare attenzione rivolto alla donna, perché noi siamo partite nel nostro libro con un ragionamento che il diritto di famiglia ha fatto in maniera molto prepotente un anno e mezzo fa, quando la Corte di Cassazione ha stabilito che per la determinazione dell'assegno di mantenimento si dovessero utilizzare dei criteri diversi rispetto a quelli ormai consolidati, che erano quelli basati sul tenore di vita. Da lì ci siamo detti qualcosa scricchiola per la donna, invitiamola ad essere un pochino più autonoma ed indipendente nelle proprie scelte di risparmio e di investimento, e abbiamo affrontato, come dire, tanti temi, la scelta del percorso di studio da suggerire ai figli in un mondo del lavoro che cambia, cosa fare quando tu perdi il lavoro, cosa fare anche dei tuoi risparmi, visto che noi italiani, e qua lo sanno molto bene, continuiamo ancora ad insistere con il mattone, che è un investimento invece che non si liquida facilmente, ci fa produrre appunto tanti molto errori, tassato. Molto tassato, non liquido, e quindi insomma sta andando bene il libro, perché mi aiutano molto anche i consulenti finanziari, piace il messaggio che c'è dentro, quindi lo regalano anche ai loro clienti e alle loro clienti, ma mi hanno detto in molti, e sono molto contenta, che hanno trovato anche loro molti spunti dentro di trattative e discussione con la clientela. Questo mi fa veramente piacere, perché noi abbiamo portato anche tante storie, tanti esempi concreti che ci consente di avvicinare anche un libro alla vita delle persone, certo, e quindi lo rende un po' più fruibile per tutti. Per cui grazie anche a te per avermi aiutato a parlarne. Ma scherzi, è stato veramente un piacere. Da Consulenza 19, Deborah Rosciani e Enrico Florentino. Buona consulenza a tutti. Ciao.